Aspetta, che prendo una bottiglietta d'acqua. È un altro bel posto, abbiamo trovato un altro posto carino. Una bella chiesa, sì. Come si chiama questo stile? Stile inglese. Gotico. Sarà. Gotico? Gotico. No, no, gotico no, perché non ci sono i mostri che escono dalle torri. I gargoyle. I gargoyle. Vabbè, stile inglese. Io no, di stili non ne capisco. Ma neanche di Bello, chiesa. però molto bello. Però è molto carino. Sì. Esce fuori dai canoni nostri. Molto celtica come chiesa pure, perché comunque. Mentre andavamo alla Guinness abbiamo avuto una piccola deviazione, dovuto al fatto che abbiamo incontrato questo, il pub più antico d'Irlanda. Bellissimo. È uno spettacolo. È bellissimo. Fuori, una bellissima giornata. Vuoi vedere il controllo fatto? Sì. Guarda che bella. Possiamo sedere dove voglio. Sì. Andate a vedere già dentro com'è. Andiamo a raccattarlo. Fuori ti puoi sedere e ti. Guarda che bello, che spettacolo. Ci mettiamo. È fortissimo. E questo però è molto grande come tappa. Soltanto per un attimo della poesia di questo momento. Che penso che sia uno dei viaggi più belli della mia vita. La musica in sottofondo. La musica, l'ambiente, la compagnia, è tutto È perfetto. tre favolose Guinness. Cioè, si respirano delle sensazioni. Tanta roba, tanta roba. Sto proprio bene. Allora, abbiamo finito di mangiare, eccezionale, abbiamo fotografie a un certo livello. e continuiamo Verso la Guinness No, vorrei House. La nostra gita verso il diesel 104. il diesel 104. Italiani? Verde 1,22. Italiani? Guardate un attimo. Fanno i fish and chips pure qua, se non sbaglio. Allora, 1,04 e 1,22. Statevi voi. Statevi voi. Stata Manò. St. Paul Church. Eccoli l'ingresso della Guinness. Alla fine l'abbiamo trovato. Stiamo arrivando all'ingresso del Guinness Storehouse. Non era quello che pensavamo. Perché lo Storehouse è un quartiere. Ma il bello qual è? Tutti escono felici. Chissà come mai. Tutti. E taxi per tutti e Taxi carrozze per per tutti. tutti. E per chi non vuole prendere il taxi, sì. Ci sono i cavalli ubriachi. Ciao, cavallo. Bello. Mi ha fatto bere la Guinness. Anche l'interno è caratteristico, è molto bello, tutto in penombra, stile pub. And finally, ce l'abbiamo fatta, guarda qua. È eccezionale. Eccoci qua, nel regno della perdizione.
il regno della perdizione. La gita continua. Abbiamo visto le sementi, i luppoli. Adesso siamo sotto la cascata dell'acqua. Non sei nel tuo mondo. Allora, abbiamo fatto l'assaggio della birra, la degustazione. Abbiamo imparato a assaggiare la Guinness come si deve. E ci stiamo spostando verso il quarto piano per sfilare. Ma vi posso conoscere? Yes, sir. Ma di dove siete? Da dove venite? Dall'Italia. Dall'Italia? Ma veramente fate? Dall'Italia. Penso che si veda bene tutto quanto. Venite, venite. Cioè, ma qua siamo dopo il boss delle cerimonie, facciamo il boss delle birre. Naturalmente. Naturalmente naturale. Ma proprio professionisti. Però comunque devi dire ai nostri amici che guarderanno il video cosa ha detto la signora. Più che altro, almeno con la scusa me lo ripeti a me e io me lo andrò a rivedere, no? Poi ogni ti faccio volta. Una lezione privata di come devo degustarlo. E se non capisci ci prendiamo un'altra birra. Ma mi sta bene, secondo me non capirò mai niente. Certo. And finally our dreams became true. Abbiamo appena finito di spinare la nostra Guinness. Ci sta spiegando le ultime. The reason we let it settle is for all these bubbles to go up and to form the foam on top of the beer. Once all the bubbles go up, you can see it starts there, but it eventually turns dark. And the reason why we stop here, so I'll show you like this one. This one was filled almost. E alla fine ce l'abbiamo fatta. Stiamo sorseggiando la nostra Guinness. Da noi spinata. Da noi spinata. Spinata o spillata? Spillata. Spillata. Se no la spinata era lì dove la spina. Va bene, spillata. Spinata, sì, importante è berla. Ma se. Lui se n'è andato, Antonio. Sì. Lui se n'è andato, ma ci prendiamo sotto. Certo. E spillo sotto. Nella tua vena. Bocca. Nella tua bocca. Vena. Così. Tanto io sono abituato allo zoo. A piedi a 40, il braccio a 45 gradi. A Night Project. E alla fine siamo arrivati al settimo piano, il Gravity Bar. Bevendo la nostra. Una vista a 360 Guinness, gradi. Ed è bellissimo. Su tutto Dublino. È veramente favoloso. Tipo qua c'è il Trinity College. Dublino. No. Non inclinare troppo. Infatti siamo abituati al buio, no? Mi sto sciogliendo. Ehi, mio viaggio a New York. Tu c'hai gli M&M's, noi abbiamo la Guinness. Tardo. Ma non ce l'hai tu, non sei irlandese. Beh, io sto guardando questo. Oh. E i prezzi solo 3 euro. Dai, ti do l'opportunità di comprarti una cosa. Cosa da mangiare adesso mentre andiamo? Anche, io mi prenderei sì una barretta di cioccolato. Sicuramente una barretta di cioccolato. 18 euro.
nostra spesa l'abbiamo fatta. Siamo a posto. Diciamo che siamo un po' dispiaciuti dall'andare via, però, però bello. Soddisfatti. Diciamo dispiaciuti che ma soddisfatti. Per ora la vera missione, l'essenza di questa gita sì. è stata compiuta. Abbondantemente.